Buonasera Salvatore. Buonasera signor Pino. Senti Salvatore, mi servirebbero 8 filettini di baccalà. Sì. Però una cosa come solo tu mi sai dare. Certamente, okay? Sicuramente, certo. Vuol dire già qua? Ah, ottimo, va bene? Bellissimo. Bellissimo, mi piace. Senti, me lo fai, ecco, scarso 2 dita ogni filetto, me ne servono 8. 8 filetti, perfetto. Va bene? Buonasera, carissimo Massimo, buonasera, come stai? Una bellezza. Chiudi. Allora, qui c'è un po' di materia prima per quello che devi preparare questa sera. Allora, un po' di filetti di baccalà di primissima qualità, un negozio che lo trattano benissimo. E qua ci stanno i famosi pomodori del Piennolo. Questa è pure una prelibatezza che abbiamo avuto un po' in anticipo rispetto alla stagione in cui lo mettono in commercio questo tipo di pollo. Perfetto. A te la bella cosa. Allora andiamo in cucina a preparare. Divertiamoci. Buon lavoro. Questa sera proponiamo candele con filetto di baccalà e peperoni fruschi. Per 4 persone abbiamo mezzo chilo di candele di Gragnano, 8 pezzetti di filetto di baccalà, una tazzulella di pommarolella del Piennolo, prezzemolo, olio di oliva extravergine, 2 peperoni cruschi a persona, peperoni cruschi di Senise, aglio, peperoncino e un po' di farina per il baccalà. Special guest stasera, il professor Paino. Buonasera, buonasera a tutti. E il grande batteriologo, batterista, grazie. Alberto Maed. Grazie, buonasera, ciao. Stiamo parlando Spagna e Italia, non sapete come va a farmi. Iniziamo con 2 spicchi di aglio schiattati in guarda. Un fondo d'olio. Quando l'olio è caldo aggiungiamo 2 spicchi d'aglio. Aggiungiamo anche il peperoncino. Appena l'aglio comincia ad imbiondire, caliamo i peperoni cruschi. Tempo di cottura 10-15 secondi. Con molta calma, un po' un'operazione difficile. Notiamo l'esatta cottura del peperone crusco, lo vedete dalla colorazione, è importantissimo. Togliamo l'aglio, solo per questo, io figurati, nessuna esperienza, però. Adesso infariniamo il baccalà. Sigilliamo il baccalà nella padella. Rigiriamo continuamente il baccalà dai 2 lati in modo da ottenere la stessa colorazione. La cottura del baccalà deve essere uniforme. Portiamo il baccalà semicotto nel piatto di portata. Notiamo che rimane sul fondo un po' di farina che sarà utilissima per la nostra cremosità del piatto. Nel fondo di cottura aggiungiamo i pomodorini del Piennolo. Teniamo sul fuoco un paio di minuti i pomodorini. Aggiungiamo nel fondo di cottura mezzo mestolo di acqua di cottura. Guardiamo la cremosità del pomodoro del Piennolo. I pomodori sono quasi pronti. Aggiungiamo a fine cottura un ciuffetto di prezzemolo.
e ora aggiungiamo il baccalà. Ed ora diamo una mescolata leggera. L'acqua bolle, caliamo le nostre candele. Ovviamente l'acqua deve essere salata, non troppo. Ammorbidiamo il fondo di cottura aggiungendo ogni tanto un po' dell'acqua di cottura della pasta. Assaggiate ed eventualmente aggiungete un po' di sale. La cottura è pronta e aggiungiamo i peperoni bruschi e l'aglio. Mescoliamo con molta delicatezza. Adesso tuffiamo la pasta nella nostra pregiata salsa. Ed ora una bella e veloce mescolata. Formaggio? No, grazie. Siamo pronti, tutti a tavola. Ed ora tutti a tavola e buon appetito. Buon appetito. Grazie. E accompagniamo questo piatto con un bel pecorino abruzzese. Magnifico. Perfetto. Da casa L'Angella a tutti buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Alla salute. Della partita non ce ne fotte proprio niente.